Desidero portarvi un cordiale saluto da parte dell'amministrazione di Polcenico, che dal 2013 mi onoro di rappresentare. Un saluto sincero rivolto a tutti voi, che sentite l'appartenenza ad un popolo non solo perché residenti, ma perché in qualche modo vi sentite legati a una tradizione, un'appartenenza appunto ad un popolo, ad una nazione che è frutto di valori immateriali, qualche cosa che vi lega nel cuore e nell'anima con un popolo di genti che siamo noi, che siamo qui in Italia. Mi permettete di ricordare in modo particolare i friulani residenti all'estero in Sud America e in Brasile in modo particolare, perché da lì a lì da Polcenico sono andati molti emigranti, mantenendo in questo momento anche forti legami e tradizioni con la terra di origine, con i luoghi da dove le famiglie partirono in cerca di nuova fortuna. Un legame frutto appunto di nomi, cognomi, di famiglie, che con l'evolvere hanno cambiato anche un po' la forma, ma mantengono forti questi legami nelle tradizioni, nel desiderio di conservare questi legami che sono la prova e la dimostrazione delle proprie origini. Un caro saluto da Polcenico a tutti voi.